Benissimo, buonasera, buonasera a tutti. Siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook con degli ospiti che sono davvero speciali. Quindi mettete. Benissimo, buonasera, buonasera a Questo tutti. succede sempre, scusate. Ok. Mettetevi comodi, sistemate bene l'audio perché ci prendiamo un'oretta di Buonasera, pausa questo succede sempre. e parleremo di riabilitazione, che è la nostra passione. Allora, io mi trovo qui insieme a delle persone speciali, dei professionisti speciali, davvero dei giganti, e per me è veramente una grande emozione. Allora, qui abbiamo Marco Iosa, professor Marco Iosa, ricercatore con decine di pubblicazioni all'attivo nell'area della neuroriabilitazione, è professore associato al Dipartimento di Psicologia e collabora con il Santa Lucia, una mente brillante, appassionata, scrittore. Ciao Marco. Ciao, grazie, grazie mille dell'invito anche con questi compagni di viaggio per quest'ora e sarà un piacere trattare il tema in cui tu ci guiderai nella discussione. Benissimo, grazie a te per essere qui con noi. Samsa Gregor, non credo che abbia bisogno di grandi presentazioni, molto conosciuto nel nostro ambiente della riabilitazione, scrittore e anche sopravvissuto, survivor, stroke survivor, un sopravvissuto da un ictus. È impossibile parlare di riabilitazione senza che ci sia anche chi la riabilitazione la vive in prima persona. Persona speciale e amico, ciao Samsa. Ciao Valerio, l'ultima definizione è quella che non mi fa sentire a disagio, perché scrittore mi sembra una grossa parola. È una verità assoluta, anzi un libro Arcipelago Ictus è molto importante per far comprendere la prospettiva da parte del paziente. Credo che neanche Sergio Vinci Guerra, professor Vinci Guerra, abbia bisogno di presentazioni, una pietra miliare nell'area della riabilitazione. È stato direttore del corso di laurea del San Filippo Neri, lo stesso corso dove io mi sono laureato, e allievo di Perfetti fin dai tempi di Calambrone, quindi possiamo dire riabilitatore neurocognitivo da sempre, mio mentore e grande amico. Ciao Sergio. Ciao Valerio, tu sei sempre troppo generoso con me, comunque ti ringrazio. Saluto il professor Iosa, saluto Samsa Gregor e sono qui con voi per godere di questa ora di riflessioni sulla riabilitazione. Grazie. Grazie a te Sergio per essere qui con noi e presento anche il professor Alfonso Maurizio Iacono, anche se non presente in questo istante, ma sta per entrare nella riunione, aveva solo un po' di ritardo, professore di storia e sistemi filosofici, già direttore, già preside della facoltà di filosofia dell'Università di Pisa, scrittore di numerosi libri e saggi che noi nel mondo della riabilitazione per noi rappresentano un faro. Ha collaborato con Perfetti, amico di Perfetti, per moltissimi anni e appena entra gli faremo gli onori di casa. Benissimo. Allora, non abbiamo una scaletta ben definita, chissà se si vede dall'esterno. L'abbiamo voluta impostare come un dialogo sulla riabilitazione dove metteremo in ballo tutta la nostra passione e il nostro insight sull'argomento. Parliamo interamente di riabilitazione, smaschera un piccolo termine che è interamente e solo marginalmente credo che sarà un filo conduttore. Le riflessioni scaturite dal libro cui Alfonso Iacono ha scritto la prefazione. E, chi vuole iniziare? Iosa, Marco, vuoi iniziare tu? Allora sì, volentieri se inizio, poi magari proseguono anche gli altri, poi riprendo la parola, ma
Volevo dire, io quando ho cominciato a leggere interamente questo libro non sapevo cosa aspettarmi. Nel senso mi chiedevo, ma sarà un saggio, l'avrà messo dal punto di vista appunto del saggistico, parlando di riabilitazione, oppure avrà parlato di casi particolari. E invece mi sono trovato davanti a un libro che è difficile da raccontare perché mette insieme la narrativa un po' del tuo percorso, che però può essere il percorso di un riabilitatore qualsiasi, diciamo, che si viene, appunto, come l'hai raccontato benissimo nel libro, si viene a trovare di fronte al metodo neurocognitivo di cui all'inizio non sapevi nulla, diciamo, o quantomeno non sei partito con l'idea di approfondire quell'argomento. Ti ci sei ritrovato. E il lettore come te ci si ritrova e viene trasportato nel tuo racconto magistralmente ed è molto molto piacevole. E poi ti arrivano i concetti, mentre a quel punto sei nell'ottica che sarà un libro di narrativa, ti arrivano i concetti della riabilitazione che tu stesso, per come tu stesso l'hai imparati, anche questo mi è piaciuto molto, nel senso che è un sapere che progredisce via via con la lettura. Mi ha ricordato diversi altri libri ai quali sono legato perché mi hanno portato, diciamo, delle svolte nel mio modo di vedere le cose. Peraltro io vengo da un percorso particolare, io vengo più diciamo, dal punto di vista all'inizio molto riabilitazione tecnologica, sensoristica, valutazioni strumentali e quant'altro, per arrivare, come succede nella scienza, facendo io il ricercatore, a un livello di approfondimento maggiore in cui comincia a mettere dei distinguo, no? E comincia ad avere più chiaramente in testa quali possono essere, come sempre, di ogni approccio, vantaggi e svantaggi. E libri che mi hanno aperto un po', insomma, la mente, no? Tra quelli di Oliver Sacks, posso citare, oppure un altro che mi ha fatto venire in mente, non so se lo conosci, ma l'ho proprio preso prima, questo molto, molto bello di Andy Clark, si chiama, in italiano è stato tradotto Dare corpo alla mente, ma il titolo originale era Being There, cioè. È difficile tradurre Being There, era lo stesso titolo del film con Peter Sellers, quello famoso Oltre il giardino, no? Che derivava dal libro proprio che si chiamava Being There. Cioè essere lì, come a dire, no? Non basta l'essere o non essere shakespeariano, ma essere è essere in un posto, essere in un ambiente e con quell'ambiente interagire, essere in un corpo e avere una. Infatti il libro parla di quella che è la mente incarnata. E per me che venivo dal mondo delle tecnologie, ci sono delle frasi in questo libro che ad esempio dicono, ma dove sono i robot che i libri di fantascienza ci hanno promesso fin dagli anni 70? Dove sono le astronavi che ci avrebbero portato sugli altri pianeti fin dagli anni 70? E ti dico, ad esempio, il link con il tuo libro è che mentre la riabilitazione si sta aprendo a tanti tipi diversi di tecnologie, tu parli di quella che davvero ha poi cambiato le nostre vite, che sono le telecomunicazioni. La possibilità, come adesso, noi siamo in quattro posti diversi e stiamo parlando insieme. E quindi quando tu parli della telemedicina, teleriabilitazione, di cui sei stato un precursore, effettivamente è la tecnologia che ha cambiato le vite. Io mi ricordo, sono stato a un congresso della Società Italiana di Riabilitazione Neurologica, in cui c'erano tutti questi stand fantastici di robot, di realtà virtuale e quant'altro. E quando è toccato a me fare il mio intervento, benché mi fossi preparato un discorso da casa, cambiai l'inizio per dire: signori, però attenzione, perché la tecnologia che davvero ha cambiato le nostre vite è questa, è il cellulare che ci permette di essere tutti interconnessi. E la riabilitazione non sembra andare in un'altra direzione rispetto, ad esempio, a questo. Stiamo riempiendo le palestre di attrezzature. Ma poi chi le produce chiede ai riabilitatori di provarne l'efficacia dopo che le ha messe sul mercato, una cosa che ad esempio con i farmaci non sarebbe assolutamente possibile, no? Quindi è un po' strano come approccio. E ti dicevo appunto, il tuo libro, quando poi parli anche dell'importanza della telemedicina, della de, de,
di metterti in contatto con pazienti anche lontano per vivere più possibilmente la tua quotidianità, con tutto, soprattutto no, nel capitolo in cui parli anche noi, c'è stato il Covid e questo davvero ci ha messo in, ho detto c'è stato, è una speranza che sia, diciamo, al passato, e ci ha messo, ci ha forzato in questa modalità, che però è quella che davvero sta cambiando le nostre vite e potrebbe cambiare anche il volto un po' della riabilitazione, insomma. E quindi, che ti devo dire, quando ho concluso di leggere il tuo libro, è stata veramente una piacevole sorpresa. Sorpresa solo perché potevo effettivamente aspettarmi, conoscendoti, che mi sarebbe molto piaciuto. Ma non come mi sarebbe piaciuto, questa è stata la sorpresa, il modo in cui racconti le cose. Se ti dovessi dire, ma qualcuno mi dovesse chiedere, ma che libro è quello di Sarmati? Narrativa, saggista, non lo so, è un bel libro, punto. Per me va bene così, e chi si occupa di riabilitazione dell'ictus dovrebbe veramente leggerlo. Marco, tanto grazie per il tuo insight. Sai, oggi proprio leggevo questa frase, no? Se non ci fosse stata la Torre di Babele, l'avremmo dovuta inventare, perché persone che parlano anche linguaggi diversi o modi di vedere la vita diversi creano veramente la conoscenza. Allora io sono proprio contento che tu sei qui, perché tu rappresenti, no? Rappresentavi nel mio immaginario, no? Il ricercatore legato proprio alla tecnologia, ricercatore legato alla realtà virtuale, bellissimo anche il tuo ultimo lavoro, no? Sulle opere d'arte con i malati proprio neurolesi, malati di ictus. Mentre nel libro, insomma, si parla di una riabilitazione totalmente differente. Allora io pensavo, chissà che impatto avrà su Marco questo libro, perché le posizioni potevano essere distanti. Invece mi fa piacere che hai colto i punti di contatto. Ma guarda, ti dico, appunto, sulla tecnologia, secondo me questo è un aspetto che veramente bisognerebbe approfondire tra riabilitatori, perché mi è capitato spesso di vedere vendute delle tecnologie e poi appunto chi le produceva ti chiedeva di provarne l'efficacia dopo, o quantomeno ti chiedevano, cioè, o quantomeno era il fine, sembrava essere la tecnologia in sé, mentre invece ovviamente a me piace la tecnologia, ma è un mezzo. Il fine, da quel punto di vista, alzo le mani, lo diceva Kant, il fine è sempre l'uomo. E non può essere una tecnologia è bella e quindi la utilizzo. Io devo avere un principio neuroscientifico, un'idea riabilitativa. Come posso realizzarla? Magari posso potenziare la sua realizzazione attraverso la tecnologia? Questo secondo me deve essere l'approccio. La tecnologia come mezzo. E invece talvolta la vediamo come fine, a sé stante. Ho fatto un robot bellissimo e adesso proviamo a usarlo con i pazienti. Ma cosa ti ha spinto a farlo? Perché ti piaceva la robotica? Non può essere solo quello, no? Ci deve essere un principio neuroscientifico, e la tecnologia può essere il mezzo che accelera, che rende possibile, no? Tu hai citato questo ultimo lavoro in cui abbiamo praticamente usato la realtà virtuale per far interagire il paziente con ictus con delle opere d'arte, cioè nel senso, con il caschetto di realtà virtuale il paziente muove il suo braccio su una tela virtuale e davanti a lui compare, come se lo dipingesse lui, un capolavoro della storia dell'arte, no? Può essere la creazione d'Adamo di Michelangelo, tant'è che l'abbiamo chiamato effetto Michelangelo, proprio perché questo effetto era maggiore proprio sul tanto più quanto c'era la creazione di Adamo, della Cappella Sistina, ma anche dei quadri di Van Gogh, Renoir e così via. Il paziente che faceva questa cosa sentiva molta meno fatica del paziente che semplicemente colorava una tela, sempre virtuale, ma colorava la tela. No, lì abbiamo cercato, bellissima la realtà virtuale, è una cosa fantastica, una tecnologia emergente, ma l'idea ci veniva dagli studi, ad esempio, di Gallese, il professor Gallese che lavorava con Rizzolatti, su il fatto che l'arte attiva un effetto arousal sul cervello, attiva diverse aree, tra cui addirittura quelle motorie, semplicemente quando osservo. Ci siamo detti, ma come possiamo potenziare questo principio neuroscientifico anche e renderlo possibile per il paziente? E allora usi una tecnologia, effettivamente come la realtà virtuale, che può rendere qualcosa di impossibile in qualche modo possibile, almeno nel mondo virtuale. Però non può essere l'approccio, secondo me l'approccio sbagliato è quello di dire, ho una tecnologia bella, usiamola,
ma non ho un principio. E invece il tuo libro è ricco di principi, che si rifanno ovviamente ai principi di Perfetti e del professor Vinciguerra, insomma, no? Che ti ha indotto alla conoscenza di questo mondo. Ed è, secondo me, è quella la svolta, no? Avere l'intuizione del giusto principio riabilitativo. Grazie, mi hai acceso un sacco di domande, ce le teniamo per la discussione. E nel frattempo diamo il benvenuto al professor Iacono. Professore, benvenuto. Buonasera, scusate il ritardo, ma ho avuto qualche problema. Adesso più o meno l'ho risolto. Semplicemente mi hanno rubato il computer, quindi adesso devo arrangiarmi. Ecco, Bella notizia. adesso in qualche modo è rimediato. Tanto meglio il computer che altre cose. Comunque è un computer che era d'ultima generazione, ma mi stava proprio antipatico. Quindi mettiamola così, sopravviviamo. Scusate. Quasi, quasi meglio. Allora, professore, noi stavamo facendo il giro di insight sulla riabilitazione. Appena parlato il professor Iosa, e stavo passando la parola a Vinci Guerra, Sergio Vinci Guerra. Sergio. Bene, intanto saluto anche io il professor Iacono. Ciao Sergio. Ciao, purtroppo anche io sono vittima no, non, della perdita del computer, non perché mi sia stato rubato, ma perché ho versato un bicchiere d'acqua sulla tastiera. E questo. Ai, ai, ai. Non si deve fare questo mai. Ma non mi era stato mai detto da nessuno. È così, adesso sto anche io col telefonino. Valerio, grazie per questo libro perché io lo ritengo molto importante. Innanzitutto mi piace lo stile con cui l'hai scritto, la modalità, cioè mi piace, come ha sottolineato anche il professor Iosa, che è un racconto, ci sono dei racconti e tu sai benissimo quanto io e quanto noi due, entrambi, amiamo questi racconti. Noi ormai da tanti anni insegniamo quasi sempre insieme e ci rendiamo conto di quanto un racconto possa essere esplicativo e possa dare conoscenza ad una persona interessata all'argomento. Vorrei fare alcune riflessioni sul tuo libro che mi è piaciuto in tutte le sue parti. Ti ringrazio di avermi citato così tanto, ma tu esageri sempre. La banda dei filosofi, ecco, questa è una cosa che mi ha molto colpito, il fatto di queste persone che ti parlavano tutti quanti della riabilitazione neurocognitiva, però. Tu dici, ma poi non capivamo come questi bei pensieri si traducessero poi in esercizi da fare con il paziente. Ebbene, non ti nascondo che questa è stata la mia prima preoccupazione, perché io, come tutti noi, sono stato anche io allievo, no? E ricordo quando dai miei colleghi più anziani ricevevo le prime informazioni, ero affascinato da questo mondo che mi si apriva, da queste riflessioni che non riguardavano semplicemente in maniera meccanicistica il nostro corpo, ma che approfondivano possibilità e aspetti differenti. Per cui seguivo io con grandissimo interesse tutte queste lezioni, ma quando poi andavo da studente in palestra riabilitativa, avevo dei problemi perché tradurre in esercizio, come spesso diciamo, questi concetti non era chiarissimo per me. Non conoscevo, la modalità con cui ragionare per fare sempre riferimento a quei principi. Come tu sai, oggi io
tratto una miriade di problematiche riabilitative e il mio riferimento costante è sempre alla teoria neurocognitiva. A me non piace che si parli di neuroterapia neurocognitiva riferita all'emiplegico. Non piace perché trovo che limiti un po' questo pensiero. Ci sono dei concetti di riabilitazione a cui faccio riferimento e non per una sorta di, non lo so, di religione faccio sempre riferimento ad essi, ma perché in effetti ho visto io, volendo una preparazione completa, perché sono stato direttore per tanti anni del corso di laurea, per cui ho conosciuto anche tutte le altre metodiche, le ho studiate, ma mi rendevo conto che la puntualità, la profondità dell'intervento del professor Perfetti era diverso e mi consentiva di avere risultati totalmente diversi, e questi li ho applicati sia questa teoria sia per i pazienti con restringimento dello stato di coscienza, dei pazienti in coma, sia per i pazienti emiplegici naturalmente, ma anche per i parkinsoniani, per i cerebellari, insomma per tutti i pazienti. E come sai, la prima cosa che io dico, la teoria neurocognitiva fa riferimento alla teoria cognitiva, fa riferimento anche alla riabilitazione del soggetto ortopedico. Allora mi piace che tu dica, ma noi non capivamo come questi bei pensieri si traducessero poi in esercizi da fare coi pazienti. Innanzitutto mi fa vedere un mio limite, perché il primo obiettivo che mi ero prefisso era stato quello di essere chiaro, essere semplice e fare in modo che gli altri non vivessero il mio problema, ma potessero subito tradurre in esercizio, in pratica vedere in quei concetti la riabilitazione fatta sul paziente. Per cui questo è molto importante. Mi piace che tu lo sottolinei, perché deve essere, secondo me, il riferimento di tutti noi che insegniamo, esprimersi in maniera chiara e semplice. Poi c'è sempre il modo di approfondire, ma all'inizio devi far capire di cosa stai parlando, devi far capire che parli di riabilitazione, devi far capire che parli di esercizi, perché lo strumento di lavoro, di ricerca, di studio del terapista, del fisioterapista, è l'esercizio. Quindi il legame che c'è tra teoria ed esercizio deve essere sempre evidente. È una modalità che è stata scelta da me nel corso di laurea, è stata quella di chiedere, sono stato ben lieto di ottenere, che potessi aprire all'interno della scuola un laboratorio didattico assistenziale, in maniera tale che si facessero le due cose. Ma oggi, che sono più anziano, più grande, più ho riflettuto di più, io penso che non solamente ci debba essere accanto alla teoria, no? Alla teoria che viene, come dire, comunicata ai pazienti, la possibilità di mettere in pratica, ma già questo comunicare un concetto deve mirare subito alla riabilitazione, all'esercizio. Quante volte abbiamo visto dei centri dove si fa una ricerca di altissimo livello, approfondita, e poi in palestra riabilitativa degli esercizi molto banali, no? Esercizi che
Delle richieste verbali, cammina bene al paziente non si può dire e neanche poggia il tallone prima della punta, no? Devi portarlo attraverso delle esperienze e delle competenze ad una modificazione delle rappresentazioni cerebrali che devono alla creazione di connessioni che possano poi portare il paziente a mettere in atto quello che chiedi, altrimenti non è possibile avere una riabilitazione. Un altro punto molto importante è quello che mi ha fatto soffrire pure questo un po', perché quando ti ho costretto, come tu dici, ho ingannato facendoti indirizzandosi al centro che ha diretto il professor Perfetti, credimi, lo facevo con tutte le intenzioni migliori nei tuoi confronti, però poi mi rendevo conto, quando tu hai finito quel meraviglioso percorso triennale, i nostri contatti erano rimasti sempre molto stretti, mi sentivo molto responsabile. Qui c'è quello che tu dici. In quel contesto, quello della clinica che il professore dirigeva, no? Il contesto dove tutti ragionavano alla stessa maniera, curare il cervello e non i muscoli era naturale. E poi continui. È la cultura collettiva che definisce il modo in cui ciascun individuo interpreta e comprende dei concetti per noi fondamentali, come il corpo, il movimento e il recupero. Ecco, quando tu sei andato fuori dal centro del professor Perfetti, io mi sentivo molto responsabile, perché sapevo che ti saresti sentito forse un po' diverso, come dire, calato in un contesto generale dove alcune cose non venivano comprese, e questo era un grosso problema. Tu interrompimi quando ti ritieni che abbia parlato troppo. L'altro concetto bello è quello del bicchiere di vino bevuto da me, bevuto dal più raffinato sommelier, produrrà sensazioni diverse. E quindi il sottolineare che il concetto, come Samsa Gregor diceva poc'anzi, no? Che ognuno di noi è diverso e che quindi queste esperienze sono uniche. Allora, il riferimento al soggetto singolo, alle parole del paziente, è un riferimento molto importante, perché il paziente, solamente lui che può dirti, nel caso del paziente che ha bisogno di riabilitazione, sappiamo come ogni paziente sia diverso, abbia una sua diversità che è data dal suo corpo diverso. No, quando vediamo una persona normale, normale nel senso che non ha avuto delle lesioni particolari, vediamo una persona camminare, ma camminano tutti in una maniera differente, non è che c'è una modalità unica, quella fatta di gradi di libertà e di movimenti, di segmenti, che deve essere rispettata. Per cui la parola del paziente che ti dà informazioni di come lui è, di come lui vive, di come lui vuole porsi rispetto al mondo, e riabilitazione è riportare il paziente ad una buona interazione, e la buona interazione è quella che lui sceglie, è una buona interazione con il mondo. Ho altre riflessioni da fare, però eventualmente li faremo dopo, non vorrei prendere molto tempo e dare la parola agli altri relatori. Le parole non sono mai, mai abbastanza, soprattutto le tue, insomma, chi ha letto il libro, no? Visto questo percorso, questa amicizia che si è creata, questa evoluzione
della relazione per me è veramente, veramente importante. Quindi è anche un'emozione, no? Avere te qui insieme a tutti gli altri che sono delle figure importantissime anche nella mia vita. E, grazie mille per questa analisi. Passiamo la parola al professor Iacono. Iacono, professore, sei sistemato col cellulare, con la sua nuova... Sì, sono sistemato, sì, sono almeno, sì, sono abbastanza sistemato, il cellulare funziona bene, quindi... Dunque, io ho apprezzato molto il libro, ho anche fatto la prefazione con grande piacere. Che cosa mi ha colpito di questo libro? Poi dirò alcune cose anche per quanto riguarda il professor Perfetti. A me mi ha colpito soprattutto una cosa, che, come già stato detto, ha il tono di un racconto, cioè ha un taglio narrativo, ma la cosa, secondo me, che funziona molto bene col taglio narrativo e che è importante da un punto di vista epistemologico è il fatto che è un libro dove, come dire, ci si interroga continuamente su quello che si fa. Se dovessi tradurlo con altre parole, direi, ma insomma non è poi così importante, insomma. Si fa metateoria mentre si produce teoria, cioè è come se l'osservatore si include nel contesto, è incluso nel contesto dell'osservazione, però nello stesso tempo, pur essendo incluso, cerca di stare, diciamo, al confine, dentro fuori. Perché questo è fondamentale sotto l'aspetto epistemologico, per varie ragioni. La prima ragione è che nel campo della riabilitazione, ma non è soltanto nel campo della riabilitazione, possono esistere protocolli standard, ma sono sempre condizioni necessarie, ma mai sufficienti. Nel senso che ogni rapporto terapeutico, sì, è comparabile con un altro rapporto, ma nello stesso tempo anche una storia a sé. Non si può genericamente protocollare. Questo non è solo un fatto, come posso dire, teoretico o epistemologico, sì, lo è sicuramente, ma non è solo quello. È anche un fatto che coinvolge l'etica e soprattutto il modo di essere. Se lo dovessi tradurre in una forma più diretta e concettuale, comporta il primato della relazione. Che cosa intendo io col primato della relazione? Questo vale per il corpo come per la relazione terapista-paziente. Da un punto di vista teorico ci sono ovviamente le differenze, ma non sono così sostanziali in assoluto. Cioè il fatto che è il dato della complessità che va applicato, che ogni relazione, che è una relazione fra due componenti, è sempre un incremento nel rapporto di queste due componenti, quindi aumenta la conoscenza. E questa conoscenza aumentata contemporaneamente diventa oggetto per nuova conoscenza. Tutto l'incontrario del modello semplificato di tipo meccanicista classico, se volete di tipo anatomico, cioè c'è un muscolo, lo rinforziamo, poi c'è il sistema nervoso, poi c'è quell'altro. Quando già Perfetti insisteva sul fatto che centrale il circuito sensomotorio e quindi le capacità addirittura di supplenza che hanno determinati circuiti, in realtà già ragionava con Anokin e dopo con gli altri in termini sistemici. Cioè, ma il termine sistemici cosa vuol dire poi esattamente? Significa per esempio avere come elemento centrale la relazione. La relazione fra due componenti anche nel corpo, ma anche nel rapporto a due, ripeto, non è un legame che non aggiunge nulla ai due componenti, ma è il tertium, cioè un elemento in più che arricchisce il terreno della conoscenza e della storia della relazione stessa. Questo è importantissimo nel rapporto, a parte sulla questione del corpo naturalmente e del rapporto con movimento, ma anche della costruzione di mondi che si vanno a creare
tra terapista e paziente. Questo libro, in fondo, per come lo leggo io, racconta di costruzione di mondi che a loro volta si autointerroga. Lo traduco in una maniera molto più semplice. Gregor Bateson diceva: due gattini che giocano alla guerra devono fare un patto. Non è che lo devono scrivere proprio, ecco, come faceva, ecco, come dire, Mefistofele con Faust: non le spiaccia per favore scrivere nel sangue e firmare il patto. Non fanno questo patto i gattini, non parlano, però fanno un patto lo stesso, si accordano, non hanno bisogno di parlare. E il patto è che dentro il contesto della cornice costruita ci devono essere degli atti che hanno un senso all'interno di questa cornice. E fin qui è semplice. Questo è un gioco, il gattino mordicchia, benissimo, non morde. L'altro gattino lo deve fare perché ci vuole una relazione, una reciprocità, altrimenti non funziona. Ma poi c'è un secondo grado, ed è questo che mette in movimento questo libro, secondo me. E l'altro grado è che è un grado, un passaggio epistemologico importantissimo, è la domanda, è trasformare l'affermazione patto, questo è un gioco, con la domanda, questo è un gioco? Cioè stare a cavallo della cornice e farsi una domanda su quello che sta succedendo, come se si fosse dal di fuori. E lì è il compito del terapista, anche del paziente, ma del terapista. Perché il domandarsi significa farsi delle domande nel corso dell'azione, significa chiaramente indicare delle strade possibili, una strada possibile perché le cose vadano al meglio e si costruiscono dei mondi. Quindi a me piace molto per questo libro, perché col metodo narrativo, senza dirlo, ma è bene che non lo dica in modo troppo chiaro, fare cose pallose, le teorie, quelle che sto facendo io adesso, la metateoria, ma non c'è bisogno. Senza bisogno di questo, attraverso il metodo narrativo, emerge questo dato che è in realtà un dato di metodo fondamentale, che di solito i terapisti, ma i medici, ma tutte le persone, gli scienziati, applicano sempre anche quando non lo dicono. Cioè l'autointerrogazione nello stesso momento, cioè mettiamolo ancora, lo spingo un po' più sul piano filosofico, l'esercizio del dubbio, inteso dubbio come doppio, cioè come capacità di interrogarsi, che è l'elemento fondamentale per raggiungere la conoscenza. È un dubbio che implica quella sicurezza che è decisiva nella capacità di interrogarsi. Chi non è sicuro si rifugia nella certezza. E rifugiarsi nella certezza significa appunto non rendere mobili le cose e fissarle con protocolli possibili. Attenzione, né Valerio, né io, né nessuno teorizza che fa le teorie del tipo, come dire, secondo un criterio, diciamo, fenomenologico bizzarro pazzo, cioè ogni storia a sé ed è incomunicabile con l'altra. Nessuno lo pensa questo, però la cosa essenziale è che le analogie, le comparazioni che sono fondamentali fra azioni, ma anche fra mondi e fra storie diverse, naturalmente implicano sempre, come dire, somiglianze e differenze. Non c'è somiglianza senza differenza, perché se non ci fosse, se ci fosse, come dire, se non ci fossero differenze, non ci sarebbe somiglianza, ci sarebbe la copia, ci sarebbe la clonazione, che è un'altra cosa, che è un po' la crisi della diagnosi, la crisi della conoscenza, il bisogno di certezza come valore assoluto. Tu devi fare 27 esercizi perché così ho letto che si deve fare, e dunque tu li devi fare perché se non li fai, eccetera, eccetera. Insomma, ecco, quindi questo libro va in questa direzione, ecco. Poi ovviamente va anche nella direzione che per me è importante, che è quella direzione dei mondi intermedi, insomma, cioè in realtà è un libro che pone, mi pone, ci pone il problema del senso della costruzione di mondi intermedi nelle terapie, che era un po' quello che in fondo stavo descrivendo, a cui parlavo, cioè che significa costruire mondi e che significa essere consapevoli di questa costruzione e che significa nella consapevolezza qual è il ruolo, se mi permettete, di direzione del terapista, nella misura in cui deve indicare delle strade stando accanto al paziente, che sono strade che non necessariamente, come dire,
si collegano alla dimensione puramente spontanea della risposta del paziente, spesso è contrario. E quindi che è un'operazione, se volete, di apprendimento, di riapprendimento, che ne diventa decisiva, come viene fuori da questo libro, come dal libro di Gregor Samsa, insomma, da questi tipi di esperienze dove la cosa è abbastanza evidente, quella che io chiamo l'atteggiamento antintuitivo. Quello che parlando con Perfetti diceva, ma insomma, per semplificare, insomma, diceva, ma insomma, dice, a me che me ne frega, che mi importa se uno rafforza la mano destra se ha bloccata la mano sinistra, mi importa se riesce a fare qualcosa con la mano sinistra. È inutile, perché l'elemento, la parte spontanea è quella, ovviamente, di abbandonare la parte e rafforzare quell'altra. E questo però ovviamente è un modello meccanicistico molto, che secondo me poi non funziona alla fine, ecco, perché non attiva che cosa? E questo mi sarebbe piaciuto discutere con Perfetti, era da fare, con il concetto che per me oggi sta diventando sempre più importante di cooperazione. Cooperazione del cervello, il cervello coopera, non fa competition, ve lo immaginate voi? La competition nel cervello, la cooperazione avviene nel rapporto terapista-paziente, la cooperazione nel corpo. Il corpo è cooperazione organizzata, palesemente. Ed il grande problema dell'apprendimento in condizioni patologiche, così come la definiva Perfetti, era il tentativo di riaprire, di spingere per tentativi di auto-organizzazione o di riauto-organizzazione del corpo. Questo è il punto. L'altra cosa che volevo dire è che, come dire, forse il libro di Valerio Sarmati è un po' uno dei punti, dei punti, diciamo, non dico finali perché le cose devono andare avanti ovviamente, ecco, di una storia che è stata importantissima nel mondo della riabilitazione e che a mio parere ha avuto una svolta con Perfetti. Allora, io Perfetti lo conoscevo da prima di Schio, lo conoscevo a Pisa, sapevo, si discuteva già di sistemi allora, prima che lui andasse su a Schio, perché il grande problema era quello di costruire una teoria, perché sistemica, perché dialettica. Ora, sono tutta una serie di termini che oggi sembrano un po' fuori moda, cioè dialettica. Una volta avremmo detto dialettica, ora sembra che non si possa più dire, perché Carlo Perfetti veniva poi da una tradizione, ma questo va detto, che era quella che espose nel 68. Lui era convintissimo, addirittura era rigido in certe cose, cioè di un'epoca che obiettivamente da molti punti di vista sono cambiate delle cose. Non si può immaginare quello che ha fatto Basaglia in campo psichiatrico con la riconsiderazione totale del tema della follia per quanto riguarda l'Italia, poi ci sono cose all'estero, senza il 68, ma non scherziamo, ma nemmeno Carlo Perfetti lo si può immaginare. È inutile che facciamo finta di niente, siamo diventati tutti per bene, quindi fingiamo. Storicamente non si spiega Carlo Perfetti, cioè un tipo di scienziato e di ricercatore che va controcorrente, esattamente contro quei modelli dominanti che erano meccanicistici, rassicuranti. E non si spiega se non si capiscono alcune cose che lui coglieva come coglievano altri, che ora questo lo dico da storico della filosofia, e che però sono nascosti. Ma santo cielo, se uno va a vedere cosa dicono filosofi come Whitehead, per esempio, il grande filosofo matematico, che era un teorico del pensiero processuale, o Gregory Bateson, o Waddington, un grandissimo biologo, ci si accorge che loro ritengono che la dialettica di Marx Hegel sia, di Marx ed Engels sia fondamentale. Che cos'è la dialettica? È l'antimeccanicismo, è il non meccanicismo, che però vive e interpreta l'unità dei contrari, cioè l'insieme, l'elemento cooperativo che è centrale nel movimento, in una chiave processuale, non meccanica. Perfetti viene da questo mondo, fondamentalmente, non scherziamo, viene da questo mondo che non era ovvio prima. E Perfetti da queste esperienze ricava un'idea molto
molto importante, fondamentale, che è rivoluzionaria, che è quella che poi definì l'apprendimento in condizioni patologiche, cioè spostando completamente la questione dal patologico come prima parola all'apprendimento come prima parola, e quindi cambiando completamente l'assetto del rapporto fra normale e patologico, perché a questo punto la riabilitazione diventa un apprendimento, cioè fa parte del mondo della conoscenza e dell'apprendimento, e quindi cambia da un certo punto di vista con Perfetti abbastanza completamente l'assetto. Questo forse un giorno, ora non so se anche venerdì, io vado a Schio venerdì, ho deciso che ci vado, è il caso di cominciare a riaprirlo, perché sennò rischiamo anche poi, a Perfetti non sarebbe piaciuto l'eccesso poi, cioè parlare continuamente senza però poi vedere le cose cruciali, quelle che danno fastidio, quelle magari imbarazzanti, perché c'è una poi spesso le cose diventano per bene, ecco, troppo per bene. No, qui c'è proprio una rottura culturale potentissima, che in Perfetti, questo lo posso dire con estrema tranquillità, era molto forte in questo senso. Non si spiega il suo atteggiamento diverso in quanto medico e il fatto che lui, come dire, dà un senso scientifico molto particolare e rivoluzionario al concetto di riabilitazione. Oggi, vedete, c'è un forte ritorno indietro, ma ci sono anche delle punte che si pongono continuamente questo problema. Per esempio, a Pisa ho avuto modo di confrontarmi con uno che è uno degli eroi del Covid, che è un primario della terapia intensiva di Pisa, una bella persona, ci siamo parlati, siamo intervenuti, abbiamo fatto dei dibattiti, abbiamo discusso insieme la storia del Covid vissuta da uno che ci ha scritto un libro, e questo mi dice, ma io in terapia intensiva faccio entrare i familiari dalle 12 alle 23. Dice, ma come? Medicina, l'elemento centrale è l'isolamento. Come si spiega? Il modello culturale fondamentale è l'essere isolati, è l'atomismo, perché altrimenti come fai? E Paolo Malacarne dice, no, io ritengo che chi non fa partecipare i familiari crea una lacuna terapeutica. Adesso, questo non vuol dire, attenzione, buonismo, perché non è che sempre i familiari sono una cosa buona, non è questo il punto, sia chiaro. Il punto è dialettico, giusto appunto. Ma perché ricordo questa cosa? Non tanto per la famiglia, quanto perché il principio fondamentale oggi di uno come lui, come di alcuni medici che io conosco, con cui faccio delle cose in questo momento, per esempio cardiologi, che si pongono il problema di cui nessuno si pone il problema, che invece è interessantissimo dal punto di vista della riabilitazione, del post-infarto, come sono le persone dopo? Alla clinica non interessa una cosa di questo genere, in realtà. Sistemata la cosa tecnologicamente o tecnicamente o chirurgicamente, poi il problema è risolto. Ma non è affatto risolto. Per cui c'è un problema. Qual è il punto? Il punto è proprio la relazione, che deve permeare tutti i campi. Cioè rompere col modello dell'individuo isolato, dell'isolamento, che spesso è un modello fortemente utilizzato, diciamo così, nella medicina e nelle cliniche. Tutto ciò che appare tecnico non ha niente di tecnico, nemmeno le mura bianche che sembrano fatte per igiene sono un fatto tecnico, assolutamente no. Implicano una cultura puritana, semplicemente, non è così automatico che debbano essere bianchi. Cioè, voglio dire, spesso si presenta come tecnica qualcosa che, e questo è un grosso problema, che tecnica non è. E questo Perfetti lo sapeva benissimo, perché veniva da quella cultura che criticava quel dato di fondo secondo cui le idee dominanti si presentano come se fossero le idee, e questo vale in tutti i campi, non solo in economia ma anche in medicina, e in questo senso lui applicava un modello che era critico, non lo diceva chiaramente ma era evidente la cosa. Ecco perché, tra l'altro, uno come Carlo Perfetti, e questo, per questo mi piace lo stile di Valerio Sarmati del libro,
era uno che, se ci pensate, si modificava. Prima passa dalla pragmatica linguistica, poi non so se per causa, in parte anche perché incontra me, magari ha incontrato anche un sacco d'altri, e si pone il problema del confronto fra Anokhin, che lui applicava, con l'autopoiesi di Maturana e Varela e con i modelli sistemici. Poi si passa sempre più a una cosa che all'inizio Perfetti aveva trascurato, e cioè la questione del rapporto terapista-paziente, il problema del linguaggio, il problema della comunicazione dei rapporti, che comincia a diventare non una cosa esterna, ma una cosa interna e legata alla corporeità, quindi legata al movimento e al gesto. E poi, piano piano, si passa ai mondi intermedi, alle metafore addirittura. Alle metafore, alla capacità o meno di saperle usare, alla possibilità di saperle gestire. È proprio un'evoluzione di pensiero che andrebbe un po' ricostruita con un minimo di attenzione e approfondimento, a mio parere, che è tipica del ricercatore vivo che sa affrontare questa questione. Perfino il discorso finale di cui si parla, che è il confronto fra azioni, è legato esattamente a questo tipo di problema. Cos'è un confronto fra azioni? O come la chiamiamo, una comparazione? È un rapporto che si crea fra un mondo e l'altro mondo. Perfetti lo sapeva benissimo. Fra il passato e il presente. È un po' il corrispettivo di quello che dico io spesso, ma diciamo spesso molti oggi. Dice: passato il Covid torniamo alla normalità? E la domanda era: ma la normalità è una cosa buona? Possiamo tornare alla normalità? Si torna alla normalità dopo la terapia? Ma che tipo di normalità? Ma che senso ha? Non torni come prima, ma non torni come prima anche se ci tornassi, perché dietro hai la storia, che è una storia proprio della patologia, della malattia. E quindi i modelli, diciamo così, un po' semplificati, c'è un guaio, il giocattolo si è rotto, lo aggiustiamo, ritorniamo come prima, non hanno senso, non hanno nessun senso. Perché è chiaro che l'esperienza, così come l'azione, legate in particolare al movimento e al corpo, hanno e non possono non avere una loro storia. Il terapista ne deve tenere conto come il paziente. Io quando leggo libri come quello di Valerio Sarmati o di Gregor Samsa o di altri, cioè di esperienza, ci vedo delle storie e ci vedo un interrogarsi di queste storie. Ci vedo il fatto che il disciplinamento che c'è è come dire, sta insieme all'interrogarsi. Non è vero che sono cose diverse, non è vero io mi fermo, dubito e dopo faccio. C'è un rapporto, e vengo al punto, molto forte fra conoscere e agire. Agire e conoscere. E conoscere e agire. Lì Maturana aveva ragione, in un certo senso. E non sono cose così separate. Certo non sono la stessa cosa, ma non sono cose così separate. E questo vale anche per il movimento. Ora, il libro di Valerio Sarmati, tutto questo mi sembra, ora non so, forse lui non ci si riconosce, forse lo sovraccarico, gli do, però è tutto dentro, io lo leggo in questa chiave, cioè come una ricerca basata sull'esperienza che interroga se stessa. Io questo ci vedo in... Nella riflessione che fa, ed è coerente con vari studi, a parte con gli intermedi, se volete è anche coerente con le cose che fa il mio amico Vittorio Gallese per certi aspetti, dell'embodiment, insomma dell'incorpare, già bruttissimo in italiano, ma insomma dell'incorpare la mente, cioè di questo tentativo di recuperare e riprendere la dimensione del corpo, o come direbbe, avrebbe detto Merleau-Ponty, del corpo proprio, che non significa il corpo perfetto, non significa il corpo modello disegnato secondo il manichino, significa un corpo vissuto, perché tu sei quel corpo, ma quel corpo è il corpo vissuto, è quello che hai vissuto, sei il tuo passato nel presente e nel futuro. Ecco perché, come diceva Sergio Vinciguerra, ciascuno cammina a suo modo e ognuno è diverso dall'altro. Ma certo, ma dietro il camminare dei corpi, dei movimenti, c'è la storia di ognuno di noi, c'è il suo stile, c'è il suo modo di essere. C'è stato il forse che ha avuto un incidente o forse non ha avuto. Ci sono state delle timidezze,
c'è un modo di incedere particolare. Ma certo, è come l'impronta. Queste sì che sono cose individuali, che in quanto tali però vanno controllate e confrontate. E qui naturalmente viene fuori questo intreccio che a me piace tantissimo, ecco, tra appunto, perché sottotitolo interamente alla scoperta del cervello e il recupero post ictus, sì, è anche troppo restrittivo questo sottotitolo, perché non è solo la scoperta del cervello, è la scoperta del corpo. È la scoperta del corpo. È difficile, cioè sono cose, ora non voglio giocare a fare il filosofo, insomma, che non si possono distinguere ma non separare. Questo è il punto. Ed era un'idea che aveva Perfetti, perché l'idea bellissima, e chiudo, che aveva Perfetti, in fondo qual era? Era che perfino nei casi di maggiore specializzazione delle parti del corpo c'è sempre un livello di plasticità. C'è sempre una capacità del nervo vicino, dell'essere vicino, di fare supplenza a quello che non funziona. Cioè c'è una capacità cooperativa, di solidarietà. Somiglia molto a quello che dicono oggi in campo biologico quelli che parlano del fatto che sembra, a quanto pare i biologi lo sostengono, in una foresta un albero è capace di togliersi parte, di fare la supplenza dell'altro albero quando è malato e di fornirgli addirittura del materiale. Questo la dice lunga su molti fattori, su che rapporto c'è fra cervello, corpo, consapevolezza e coscienza, per esempio. Ma sarebbe un discorso molto lungo da fare, ecco, io mi fermerei qui. Ecco, però se c'è una cosa che secondo me può essere interessante, il discorso di Valerio Salmati e di questo libro, come di un libro che è un libro, è quello di farci fare un balzo, di andare anche, insomma, di aprire, andare oltre, cioè discutere questa esperienza e farla vivere. Grazie. Grazie a lei, professore. Io ho segnato un po' di parole chiave durante il suo intervento, e intanto però svelo, se possibile, un piccolo dietro le quinte, no? Quando ci siamo sentiti, dopo che mi aveva concesso di scrivere la prefazione, io non ci credevo in quel momento che mi parlava, mi diceva quello che ci aveva visto nel libro interamente. In effetti sì, mi rendo conto che riesce a vedere delle cose che vanno anche al di là dell'intenzione che stava alla base della scrittura. Valerio, posso interromperti? Posso, certo, dire una cosa? Questo proprio è un problema intrinseco di un'opera, cioè un'opera che uno fa non è mai sempre totalmente l'autore. Questo è il bello dell'opera. È così, nel senso che l'opera che uno scrive di solito non corrisponde mai esattamente all'intenzione dell'autore. Questo che può, ovviamente rende insoddisfatti gli autori, però è un elemento importantissimo, perché è quello che restituisce e dà l'opera agli altri. Se no sarebbe una cosa morta. Invece no, è questo gioco di discrasie che è l'aspetto, insomma, secondo me affascinante, ecco, di un libro, ecco, quando è un libro, naturalmente. Allora, svelato il mistero di quella telefonata. Allora, le parole che ho sottolineato sono... Scusa? Differenza, mi sa che c'è stato un problema tecnico di connessione. Allora, le parole che ho sottolineato dall'intervento di Iacono sono differenza, cooperazione, competition, mondi intermedi, perfetti, interrogarsi, rottura, rivoluzione, confronto tra azioni e Faust. Adesso io, mentre le diceva, io le scrivevo e dicevo, guarda, hanno tutte una grande relazione insieme. Innanzitutto la relazione che vedo tra le parole differenza, cooperazione, competition, rottura e rivoluzione le ritrovano nella prefazione di Iacono, una prefazione che secondo me compie un'operazione a livello addirittura quasi ingegneristico, se mi passa questo termine, perché le differenze di tutti noi all'interno del nostro ambiente le trasforma in vantaggi proprio per creare questa rottura, portare avanti una rivoluzione
che ha iniziato il professor Perfetti, una rivoluzione che non era scontata, come dice Iacono. Quindi secondo me l'operazione nella prefazione è veramente, veramente un'ottima iniziativa a livello di ingegneristica, di ingegneria sociale. Interrogarsi, mondi intermedi, questo probabilmente mi aiuta anche ad anticipare l'ultimo intervento, quello di Sansa Gregor, perché Sansa Gregor, così, svela un altro dietro le quinte, diceva: ma che ci faccio io insieme a voi, che faccio la cavia? Sansa, e se le cavie fossimo noi? E se fossimo noi le cavie? No, veramente, no. Messi in una condizione in cui l'apprendimento è in due direzioni. Quindi questa posizione del paziente io la metto grandemente in discussione. L'ultima parola chiave, Faust, con l'ultima frase del professor Iacono, dove azione e conoscenza viene messa insieme. Dottor Faust inizia proprio, no, dicendo: in principio c'era il verbo. Grazie. Ah, no, in principio c'era l'azione. L'azione, certo. E quindi la conoscenza. Probabilmente quel patto con Mefistofele, in qualche modo sento che io, ma tutti gli altri che abbiamo seguito il professor Perfetti, abbiamo fatto un patto con lui, probabilmente, perché non soddisfatti delle conoscenze, delle scienze naturali, come venivano proposte, ci siamo resi conto che nella nostra testa è esplosa una bomba riduzionista e ci siamo trovati in mano con questi frammenti che più li mettevi insieme più sembravano dei pezzi di calamita rotta che si respingono tra di loro e ti rendi conto che devi iniziare a fare insieme delle relazioni. Samsa. Valerio. Tu sei qui per ultimo, ma hai un ruolo secondo me importantissimo, perché a un certo punto noi ci possiamo inventare tanti esercizi, la tecnica sicuramente da raffinare sempre, sempre e comunque, ma poi a un certo punto il nostro valore, il nostro ruolo è anche quello di rendere il paziente, o avere la fortuna di trovarci di fronte a un paziente che riesce a incorporare questi concetti come li stiamo sviluppando noi nella nostra testa, di corpo, movimento e recupero. Infatti io mi sento molto fortunato in generale, nonostante quello che mi è successo, perché ho questo tipo di atteggiamento naturale, tendenza naturale ad affrontare le cose in un modo positivo, che tu descrivi nel tuo libro come X factor e resilienza. E l'avevo applicato già un po' in generale nella mia vita, ma vi assicuro che l'esperienza dell'ictus è veramente particolare, diversa da tutte le altre mai provate prima. Lo potete immaginare, credo, il fatto di ritrovarsi di colpo senza la capacità non solo di muoversi, ma anche di percepire una parte del corpo, il carattere che ti cambia, un io di prima che vuole riprendere, tornare quello che era, un nuovo io che invece vuole affermarsi, e c'è nel tuo libro, descrivi benissimo questa lotta tra i due io che cercano di prevalere uno sull'altro. Io ho sperimentato che per la verità c'è anche un terzo io, cioè l'io nuovo è fatto da due io, quello che vorrebbe completare la riabilitazione fino a che non ha ottenuto il recupero motorio totale, e un altro io che a un certo punto, cominciando a stare meglio, ti comincia a riattirare nella vita di tutti i giorni, a cercare di ripristinare non tanto il tuo movimento motorio, ma un tuo ruolo nel mondo, la tua posizione nel mondo, in famiglia, sociale, ma anche lavorativa. Io non lavoro più, ho dovuto lasciare il lavoro subito, però adesso lavoro in un'associazione di volontariato, un'associazione di promozione sociale che fa attività culturali per e con i bambini, fa delle cose bellissime,
io lavoro dietro le quinte, ma mi dà tante soddisfazioni perché ho messo a disposizione loro le mie competenze e quindi ci siamo integrati. Un caso di relazione perfetto, professor Iacono. Io avevo quello che serviva a loro e loro mi danno il lavoro che serviva a me per sentirmi utile e per sentirmi vivo. E volevo dire anche al professor Iosa che la realtà virtuale non c'è bisogno per forza degli strumenti tecnologici per ottenerla, per realizzarla, perché io ho vissuto sulla mia pelle un esempio di realtà virtuale attraversando i mondi intermedi del professor Iacono. Quando con la mia terapista ho avvertito a un certo punto che mentre lei mi muoveva il polso, io avvertivo le stesse sensazioni come se stessi regolando la tensione del polso, come se fossero delle scotte della barca a vela. Cioè il fatto di trasferire le mie passioni nel contesto di quel movimento, di quella situazione particolare, lasciando la fantasia a briglia sciolta, e sono riuscito insomma a immedesimarmi nella sensazione di essere io la barca a vela, e quindi regolando le scotte regolavo la tensione nel polso e nel braccio, ottenendo un rilassamento che non avevo mai ottenuto prima. E Valerio nel libro parla di un suo paziente, che ha, Fabio, un ragazzone che si è messo a piangere ricordando la mano, la sensazione dell'aria sulla mano fuori dalla macchina. E io non mi sono messo a piangere, ma mi sono messo a ridere, perché ho fatto una cavalcata sulle onde fantastica in quel momento, e stavamo chiusi in una stanzetta in due. E poi chi passava da là non si rendeva conto, perché vedeva due persone quasi ferme, immobili, eppure io stavo navigando a gonfie vele e stavo godendo da matti in quel momento. E questo, il tuo libro, Valerio, mi è piaciuto molto, mi ha toccato profondamente e in alcune parti mi sono riconosciuto, mi sono immedesimato e mi sono commosso leggendo le storie dei pazienti che mi hanno fatto tornare in mente la mia storia. E ho apprezzato molto questi aspetti. Quando parli di pazienti che hanno ottenuto un recupero straordinario ma lo vivono come una condanna, cioè quello che gli è successo come una condanna, mentre altri che invece ancora non hanno un movimento della mano e che invece riescono a vivere la situazione con una piuttosto sereni. Qui sembra che mi hai fatto la fotografia, perché io mi sento esattamente così. Ancora non riesco a muovere una mano, però sto continuando a lavorare, perché c'è il mio io che vuole vivere a tutti i costi intensamente, che non vuole lasciare troppo spazio all'altro io che vuole continuare la riabilitazione, però lui pure vuole la sua parte, quindi è una coperta che si tirano un po' di qua e un po' di là, quindi un po' di competizione c'è, professor Iacono, anche tra emisfero destro e sinistro, che cercano di tirare l'acqua ognuno al proprio mulino, come dice bene Jill Taylor nel suo libro. Io ho avuto la... Ho avvertito la necessità di scrivere il mio libro quando ho visto che chi non ce la faceva era perché manco ci provava, rimaneva schiacciato nel questa voglia di tornare quello di prima e non coltivava invece l'evoluzione del suo nuovo modo di essere, non prendeva confidenza con le sue nuove possibilità. E ci ho sofferto tanto con tutti quelli che giustificavano la loro incapacità di farlo per via del fatto che chiamavano l'ictus mostro con la M maiuscola. E come ce la fai a fare contro un gigante così che ti schiaccia? E mentre invece io ho avuto la fortuna, un po' per il mio carattere e un po' perché Valerio mi ha dato
gli strumenti per procedere su questa strada, di evolvere il mio modo di vedere le cose e di imparare dall'ictus. Ho approfittato dell'occasione per studiare tanto e ho imparato veramente molte cose che non immaginavo neanche. E ho avuto modo quindi di apprezzare gli aspetti positivi della situazione, mettendo sul piatto della bilancia quello che l'ictus mi aveva tolto. Dall'altro lato ho avuto la possibilità di capire che l'ictus mi aveva anche offerto delle nuove cose, quindi quello che mi era stato tolto era stato bilanciato da altre cose che apprezzavo. Il tempo soprattutto, il fatto di recuperare tempo, passare da una vita frenetica a correre come un cricetto sulla ruota, praticamente però restando fermi, con la vita di oggi è un po' questa, no? Invece a una situazione in cui improvvisamente hai tutto il tempo del mondo, quindi puoi leggere, puoi studiare, puoi capire, puoi vedere le cose con la lentezza in un modo diverso. Ed è impagabile questa cosa. Poi il fatto di capire, per me da piccolo rompevo i giocattoli per capire come erano fatti, quindi è proprio una mia tara mentale. Ho apprezzato molto la tua sincerità e onestà intellettuale, Valerio, quando a un certo punto nel libro dici: ogni giorno mi chiedo se io stesso seguirei i consigli che do ai miei pazienti. Ce ne vuole per ammettere che quando tu per la prima volta mi hai parlato di mondi intermedi e mi hai fatto la domanda: immagina di avere la bacchetta magica e fra un mese come ti vuoi sentire, invitandomi ad agganciare quel tipo di sensazione per trasferirlo alla mia sensazione attuale. E chi ti capiva all'inizio? Ce n'è voluta. Cioè, avessi avuto allora questo libro, mi avrebbe aiutato tantissimo. E questi mondi intermedi sono stati veramente fondamentali, perché dopo anni di lavoro con l'esercizio terapeutico conoscitivo ero arrivato a un punto fermo e non riuscivo ad andare avanti, avevo davanti questo muro insormontabile, e i mondi intermedi mi hanno aiutato ad aggirare il muro, a trovare la strada. Quindi invece di sbatterci la testa, io ho aggirato il problema in qualche modo. E lì ho capito che l'importante non era il viaggio ma la meta, e ho cominciato a maturare la convinzione che tutto questo lavoro che si faceva non era finalizzato a recuperare il movimento della mano punto e basta, ma era finalizzato a recuperare la vita. E lì ho avuto quella immagine un po' poetica però efficace di trovarmi a cavallo su due treni, in piedi su due treni, quello della riabilitazione e quello della vita, che si erano separati a un certo punto e adesso si erano riavvicinati. E quindi io, dopo aver impiegato un lavoro in apnea per qualche anno come riabilitazione, ho sentito la necessità di ripassare sul treno della vita. E ho scritto il libro e adesso lavoro nel volontariato. Scusate se poco. Quindi queste storie da paziente ti devo dire che mi hanno fatto sentire inadeguato, ma mi hanno anche fatto ispirato a proseguire il lavoro con più energia e determinazione, rafforzando la mia fiducia nelle capacità della riabilitazione neurocognitiva di stimolare la plasticità cerebrale. E l'ultima considerazione che voglio fare è la stessa che ha fatto il professor Diacono alla fine, e come diceva nella prefazione: l'ictus si stravolge di punto in bianco la vita, ma indietro non si torna. E come diceva Perfetti, bisogna far sì che il neurone accanto sostituisca quello leso, perché quest'ultimo non può ricostruirsi. E questo è un lavoro lungo, impegnativo, ma è l'unico che dà, a mio parere, risultati. E ho provato anche gli altri,
che poi stimolano la l'ipertono più che altro. Sam, io ti chiamo Sansa ormai, vabbè, ormai non nome di battaglia. Non riesco nemmeno ormai a chiamarti in altro modo. Tu dici che quando parlo di alcuni aspetti del paziente, della persona neurocognitiva, è come se ti avessi fatto la foto. In realtà io ti prendo sempre come un modello, no, di questa persona neurocognitiva di cui ci ha sempre parlato Perfetti. Tra l'altro il tuo libro a me ha dato anche un po' il coraggio e la spinta di fare il mio, quindi sei assolutamente responsabile di... La mia speranza recondita era proprio quella di averti influenzato in qualche modo. E te l'ho scritto anche nella dedica, è assolutamente così. E il valore delle parole, mostro, oppure sentirsi come un ricercatore, no? Un esploratore nel corso del recupero, parli del treno, del viaggio, recupero della vita e non recupero del movimento. Allora, credo che queste parole siano condivisibili da tutti, cioè ascoltando queste parole tutti siano d'accordo. È però è l'atto pratico, è la traduzione in atti di vita che è la cosa molto, molto difficile. Quindi, ecco, sono molto contento e pure emozionato che sei qui in questo intervento. Hai detto delle cose straordinarie. Cioè, dovremmo imparare veramente a far sì che questo modello di interpretazione possa essere veicolato attraverso gli esercizi, la relazione. Scusa Valerio, volevo solo aggiungere una cosa che... Dopo aver scritto il libro, sono stato nel dubbio se fosse utile o no, perché ho visto che l'atteggiamento umano è quello di leggere le cose che rafforzano le convinzioni che hai già, non si è tanto disposti a leggere cose contrarie che le mettono in discussione. E quindi mi è capitato di ricevere ringraziamenti soprattutto da familiari, perché i familiari mi dicevano: il tuo libro ci ha aiutato a capire cosa passava nella testa del nostro caro e magari non riusciva a esprimerlo, più che dal paziente stesso. Poi anche altri pazienti invece lo hanno apprezzato, per cui mi sono un po' consolato. Però devo dire che... Anch'io mi sono interrogato se questo X factor fosse una cosa solamente innata nelle persone o potesse essere coltivata. E ho visto che con l'evoluzione che tu hai dato alla telereabilitazione, di cui parli nel libro verso la fine, con i corsi, le classi monotematiche, stai riuscendo, con l'esperienza di raccontarsela insieme a Michela Carli, stai riuscendo a dare gli strumenti alle persone per coltivare la natura neurocognitiva, quindi a coltivare l'X factor in chi non ce l'ha, non ha la fortuna di averla in dotazione. E quindi apprezzo tantissimo quello che fai, perché un libro va bene come esperienza individuale, però poi non si traduce in suggerimenti validi per chiunque, perché ognuno deve trovare la propria strada, da quello che ho capito io. Il tuo libro aiuta ciascuno a trovare la propria strada. Speriamo che sia così, veramente, Samsa. Intanto grazie. Allora, questo a me piacerebbe avere ore, tante orecchie, due o tre cervelli per poter sentirvi tutti anche contemporaneamente, ma è una cosa che non si può. Che ne pensate se invece di fare io l'intervistatore o moderatore, avendo voi stessi sentito gli interventi degli altri, non proviate voi stessi a farvi una domanda o interagire? C'è qualcosa che va colpito dell'intervento dell'altro relatore? Se posso? Volete, posso dire io, perché ci sono diverse cose che effettivamente mi hanno colpito molto, e ripartirei da questa ultima cosa che diceva Sansa Gregor sul fatto che ognuno cerca di leggere delle cose
che tendono a darti ragione. Peraltro, questo, apro una parentesi velocissima, è un tema che in tecnologia è estremamente, prenderà sempre più estremamente piede, perché l'intelligenza artificiale dei social network tende a farci vedere quello che ci piace. Quindi il terrapiattista troverà solo articoli sul fatto che la Terra è piatta e quindi rimarrà sulle sue idee. Ma non solo la persona, diciamo, di un livello magari culturale più basso, ma chiunque. Io devo dire, mi è piaciuto molto l'intervento del professor Iacono, ma lui diceva il dubbio del ricercatore, magari, professore, fossero tutti ricercatori e avessero i dubbi. Non so, quando, a me è capitato tantissime volte ai congressi di dire: signori, i risultati scientifici sono come un lampione, ma lo dovete usare come un lampione. Il lampione è fatto per illuminare, per dare una risposta dove è buio. E invece talvolta qualcuno lo usa come l'ubriaco, per sorreggersi, per cercare nei risultati scientifici di affermare idee che già. E invece il bello della scienza è la scoperta. È la scoperta di qualcosa di nuovo, che è una fase distruttiva della scienza. Della parte pregressa, che è quello che mi sembrava appunto fosse detto del grande contributo di Perfetti, no? Anche del rompere gli schemi precedenti. E quindi anche in questo una cosa molto bella che mi è piaciuta è stato quello di dire che è chi non è sicuro che si rifugia nella certezza, diceva il professore, no? E lì è il dubbio, no? Come nel tuo libro appunto dice una metateoria, o quantomeno, cioè esci tu stesso da fuori e ti guardi e dici: ma sto facendo la cosa giusta? E ti interroghi, no? Il dubbio dovrebbe portarci a un livello, solo il dubbio ci può portare a un livello di conoscenza superiore, ma bisogna mettere in dubbio appunto le conoscenze pregresse, non rimanere attaccati a queste convinzioni che uno può avere. E in questo punto di vista, secondo me, Perfetti ha anche anticipato altre scoperte scientifiche, no? Dai mirror neurons di Rizzolatti e gli studi appunto del professor Gallese successivamente, che poi hanno ispirato appunto quello studio che dicevo prima, che ho condotto io stesso sull'arte e la riabilitazione, ma anche l'embodied cognition, che sta andando tantissimo, no? Era uscito il libro di Caruana e Anna Borghi sul cervello in azione, l'azione proprio come conoscenza, la cognizione. Cioè, appunto, embodied suona meglio in inglese, purtroppo, che incorporata, incorpata, come diciamo in italiano. È brutto, sì. Sì, ma anche, e qui veramente ci muoviamo su tutto quello che riguarda anche l'uomo, no? Io parlo di tecnologia, ma una volta, Valerio, ti ricorderai quando abbiamo parlato dei disegni, no? Il professor Iacono diceva, non è il corpo disegnato, non è il corpo perfetto, ma il corpo proprio. E noi una volta, Valerio, ti ricorderai, questo è un out of records, finita una registrazione, siamo messi a parlare del disegno che fa il paziente di se stesso, perché quando il dottor Molteni a un congresso disse io la prima cosa che faccio fare ai miei pazienti è un disegno di se stessi, io dissi: bah, ero giovane, ero un po' più giovane, dissi: bah, perché un disegno? E poi effettivamente è importantissimo, nel tuo libro tu riporti i disegni dei tuoi pazienti, come io mi vedo, come percepisco il mio corpo, come. E lì appunto, altra frase che mi è piaciuta tantissimo, separati ma non divisibili, cioè non possiamo più pensare appunto mente, corpo, ma io ci metterei anche ambiente a questo punto, certo. Cioè mettiamoli insieme, non è veramente più, dov'è il confine è molto difficile da capire, dipende dal punto di vista, e il punto di vista può essere modificato, come diceva Samsa Gregor. Il punto di vista cambia dopo un evento, no? Ci stanno diversi io che convivono, che possono collaborare o possono essere in contrapposizione l'uno con l'altro. Però sicuramente, e ritorno a dirti quello che dicevo all'inizio, no? Un po' come nel libro di Andy Clark, Being There, essere lì. Siamo lì, in un corpo, in un ambiente, in una società, affiancati da altre persone, non c'è un essere, non è essere o non essere, essere lì, e quel lì può voler dire tutto, in una situazione, in una condizione, veramente, cioè, da questo punto di vista, e appunto, come diceva anche il professor Vinci Guerra, non riguarda solo la riabilitazione, la neuroriabilitazione, o quantomeno riabilitazione neurologica. Io ormai 10 anni fa avevo fatto degli studi sia con il professor Saraceni che con il professor Spadini, anche sulla riabilitazione ortopedica. Il professor Saraceni
aveva intitolato un articolo che ha scritto fondamentalmente lui sulla riabilitazione neurocognitiva post ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dice, ma quella è proprio ortopedia. Eh sì, ma perché la riabilitazione non può essere neurocognitiva? Io devo ridare la propriocezione, poi vediamo quanti infortuni ci stanno, ad esempio nel mondo dello sport gli fanno 1000 valutazioni di forza, ma poi si limitano, cioè, ma solo di forza muscolare, e la propriocezione e la coscienza dei movimenti che posso e non posso fare, insomma, veramente insomma, mi è piaciuto moltissimo quello che hanno detto gli altri, e metterlo insieme penso che renda un po', forse renda un po' quello che Perfetti aveva intuito veramente tanti anni fa. Posso dire qualcosa? Posso? Certo. No, in realtà le ultime cose sono, insomma, direi quasi conclusive, diciamo, nel senso che ha detto tutto. Giustamente, proprio un ottimo intervento. Due cose però volevo dire, queste, cioè io non è che ormai sono navigato da anni, non ho un'immagine idilliaca del ricercatore che proprio non ci penso proprio, nel senso che purtroppo il ricercatore, voglio dire, ha un senso comune simile, cioè un al fondo aveva ragione Thomas Kuhn quando negli anni 60 scrisse La struttura delle rivoluzioni scientifiche, dove raccontava che le rivoluzioni nella scienza sono rare, perché in realtà il ricercatore si aggrappa fino all'ultimo al suo paradigma, quello che per cambiarlo è bisogna proprio deve essere proprio una cosa, nel senso che è vero che, ma lo si vede anche, tra l'altro non è un caso che perfino da un punto di vista generale si tende oggi a molto a finanziare la ricerca già collaudata e molto meno la ricerca libera, perché dice, ma dove vai, ma senza la ricerca pura non si scoprono le cose. E però la tendenza è, viene istintivo perfino il ricercatore, dice, ma costruiamo così ci danno i soldi, voglio dire, c'è una forma di conformismo piuttosto preoccupante da questo punto di vista, quindi sono tutt'altro che, cioè è una battaglia, è una lotta, intendiamoci, ecco, avere l'esercizio del dubbio che sarebbe il sale della ricerca, poi alla fine viene in qualche modo, purtroppo, questo è un punto, perché non bisogna arrendersi naturalmente, anzi, viene sommerso dal bisogno di certezza, e c'è poco da fare. E come dire, aveva ragione adesso, aveva ragione Lorenz quando parlando delle anatre, facendo esperienze delle anatre, cercava di convincere un'anatra a passare da un punto all'altro, a fare movimento nella via più diretta. Quest'anatra era abituata a fare quella più lunga, naturalmente non poteva fare quella più diretta perché andava nel panico, perché non aveva sicurezza, e quindi è conservatrice. Cioè, noi siamo come le anatre, siamo un po', da questo punto di vista, abbastanza in una situazione paradossale. Questa è una ragione di più per lottare, perché è proprio... Bondo Perfetto andava controcorrente, diciamocelo, insomma, era... Meno male che c'era il carattere che ci aveva, che così andava sempre di punta, ma insomma, a volte era un problema, ma non... però forse lo ha aiutato moltissimo di fronte a un mondo che era molto conservatore, non dimentichiamocelo. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa è, adesso mi viene il dubbio, ora lo tiro fuori, non mi mettete a ridere. Che cosa sono i mondi intermedi? Sto cominciando a andare, non in crisi, però soprattutto le cose che diceva Samsa, bisogna reinterrogarci ancora, perché vedo che Samsa aggiunge con la sua esperienza tutta una serie di elementi. Quando dice i mondi intermedi mi hanno aiutato ad aggirare il muro, mi piacerebbe affrontare questa discussione, approfondirla per davvero, che cosa significa esattamente, perché io sono convinto di una cosa, questa è un'esperienza, non riguarda, cioè in realtà parliamo di confronto di azioni, ma in realtà il nostro modo di vivere, non solo di conoscere, è fatto di comparazioni. Io mi sono reso conto, ho anche scritto, che quando io mi trovo in Toscana, vedo un panorama toscano bello, eccetera. Io sono siciliano, cresciuto, ho fatto l'infanzia in Sicilia,
quello che mi succede senza che io me ne renda conto, e l'età mi permette di rendermene conto in un certo senso, non sempre invecchiare porta i suoi svantaggi, a volte porta molti svantaggi, ma a volte qualche vantaggio. Mi rendo conto che io confronto tutto il mondo, io lo confronto con l'esperienza siciliana di quando ero ragazzino. Cioè è come se, e mentre Gregor Samsa mi stava dicendo io navigavo, mi veniva, non so come mai, a me mi è venuta in mente proprio questa cosa, cioè ciascuno di noi compara senza rendersene conto fra la propria esperienza, fra una propria esperienza e l'altra, per l'altra, quella nuova e quella che c'era. Non è solo un fatto di conoscenza, lì proprio c'è, secondo me c'è un rapporto proprio fra conoscenza e vita che entra in gioco in una maniera che forse sarebbe bene affrontare, insomma, su cui varrebbe la pena di riflettere. L'ultima cosa che volevo dire era, sì, Gregor Samsa, sì Samsa, io, cioè, certo che ci vuole il conflitto, il confronto, la comparazione, il problema del rapporto però cooperazione competition non è il fatto che io nego l'elemento conflittuale fra il mio io e l'altro io. È importantissimo che ci sia. Gregor, immaginiamoci per esempio il più grande, come dire, il più grande esercitatore del doppio e del dubbio che c'è stato in tutta la letteratura mondiale, che era Amleto, il quale con il proprio dialogo mutava. Il grande pregio delle figure di Shakespeare è che mentre dialogano con se stessi cambiano. Questo aveva scoperto Shakespeare, una cosa straordinaria. Amleto poi era questo, Non era il dubbio del tipo sono indeciso, come Amleto era un decisissimo, era pure cattivo, ne ha combinate, ha ammazzato, ha fatto morire Ofelia in modo truce, ma per carità, non era questo. È che lui è una coscienza che si interroga continuamente, come metodo, e quindi confronta. Da lì nasce un'idea, questo è tra l'altro, vabbè, si è un lungo discorso vedere che rapporto c'è fra antico e moderno, nel senso che comunque è chiaro che noi compariamo continuamente mondi dentro la nostra testa, passati, presenti, e quindi quando dicevo sono distinguibili ma non separabili, però distinguibili, è esattamente per questo. Quello che però sostenevo è che i conflitti, le contraddizioni avvengono nella cooperazione, cioè nel rapporto. Se no si va nella schizofrenia, se un io va per conto suo e l'altro non lo riconosce, diventa un grosso problema. Se una mano va in un modo e una mano va nell'altra, cioè l'elemento cooperativo è l'elemento centrale all'interno del quale si hanno, ovviamente si devono essere conflitti, perché questa è la vita. Sì, altrimenti, scusi, professore, scusi, prego. Proprio questa è la parte difficile. Certo. Farvi cooperare e non litigare, certo, ma è questa, forse questa è la grande scommessa, forse questa è la grande scommessa, voglio dire, io la penso così anche per la mia vita, diciamo, insomma, quando parlo con me stesso non so, cioè mi confronto continuamente con, ma perché l'altro si confronti con me deve essere altro da me, non può essere, se no non è che mi deve confermare. E mi deve un po' rompere le scatole, perché se non mi rompe le scatole allora io non conosco niente, allora se mi deve confermare è come nei social, I like, ma che ci serve? Cioè vabbè, serve al politico così piglia i voti, però insomma, però non ci serve dal punto di vista della conoscenza. La nostra conoscenza è che quando quell'altra parte dell'io mi deve essere, io lo devo riconoscere come me e come altro nello stesso tempo, se no cosa imparo? Questo è il punto, e quindi c'è l'elemento conflittuale, però è un elemento che implica la cooperazione. Fra i due io c'è dialogo, anche se c'è conflitto. È come in famiglia, si litiga, ma di solito il vincolo resta, ecco, comunque la si voglia mettere. Non so se mi spiego, ecco. Quindi verissimo il discorso, ecco, io non è che nego la competition, nego l'ideologia che c'è, cioè sono contro l'ideologia che c'è oggi, per cui tutto è competition, e la cooperazione è una semplice conseguenza spontanea di questa competition. Non è esattamente così, perché questo può riportare alla distruzione. Invece la cooperazione ha bisogno di, ovviamente, di conflitto, quindi di confronto, di dualità, eccetera. La dualità va bene, secondo me non va bene il dualismo, ma insomma
vabbè, insomma, nel senso che il dualismo è l'elemento riduttivo, cioè sono due cose che non si possono conciliare. La dualità è fondamentale per la conoscenza. L'io deve parlare con l'altro io che è altro da sé. È come quando uno si guarda allo specchio, Samsa, se lo ricorda, io ogni tanto lo cito, no? Vitangelo Moscarda, della Uno Nessuno Centomila di Pirandello, si guarda allo specchio, comincia così il romanzo, ma sempre colpito. E poi dice, ma questo naso è più storto di quello che pensavo. Cioè la differenza. Poi è bellissimo perché domanda alla moglie, dice, ma cosa, adesso te ne accorgi? L'hai sempre avuto storto, quindi conferma della situazione. Ma già Uno Nessuno Centomila è il problema. Nel senso che si guarda allo specchio, sì, si riconosce, però si riconosce e non si riconosce, lo si riconosce come diverso. Quindi è un aspetto fondamentale per la conoscenza, ma anche un po' inquietante naturalmente, perché ti desta quell'insicurezza che ti porta al dubbio, che poi però tu devi essere capace di gestire. Se no, il risultato è no, il mio naso non è vero, è giusto, cioè non vedi quello che vuoi vedere. E così come conosci. Vabbè, insomma, scusa, insomma, però è importantissima questa cosa. Grazie di aver sottolineato questi aspetti, perché sono di un'importanza estrema che andrebbero approfondite, a mio parere. Proprio per quello che dico, tanto, qui bisogna rivedere un po' e riapprofondire la questione dei monti intermedi, perché qui vedo che si arricchiscono di questioni che vanno discusse, cosa che mi riempie di emozione e di entusiasmo, sia chiaro. Ok, va bene. Certo. Una frase che mi ha colpito molto è una frase che è detta dal professor Iacono: il corpo è cooperazione organizzata, e quindi cooperazione organizzata fra tutte le parti che lo compongono. E chiaramente io tengo molto sempre a sottolineare che la mente e corpo è diffusa nel corpo anche. E questo concetto di cooperazione mi ha molto colpito, che è un concetto secondo me che va approfondito bene per dare un significato, intendo anche un significato riabilitativo a questo concetto, perché secondo me è qualcosa che potrebbe ancor di più approfondire la nostra teoria. Il conflitto rientra nella cooperazione, comunque il conflitto deve essere sempre un conflitto critico, perché certe idee che vanno confrontate indubbiamente, però devono essere anche in un certo senso difese. E così concludo. Bene, cosa dire? Ci sarebbe tantissimo da dire, tantissimo da chiederci, ecco, quello che mi piacerebbe poi una discussione tra di noi per chiederci e approfondire determinati concetti espressi. Un'altra riflessione è quella sulla telemedicina, sulla teleriabilitazione. Io ho sempre sostenuto, Valerio, nell'importanza di definire e di approfondire questa possibilità, che effettivamente diventa importante quando vogliamo considerare il mondo. È chiaro che se siamo a Roma probabilmente il rapporto con un terapista può essere più significativo, ma noi dobbiamo essere in grado di raggiungere, di aiutare nei limiti del possibile un po' tutti quanti. E allora la teleriabilitazione la considero un elemento molto importante, e poi ho sempre considerato questa idea di Valerio come un precursore, come una persona, uno studioso che riuscisse ad andare oltre, a vedere in là, a non fossilizzarsi
su quello che è scontato, è chiaro, la terapia con il rapporto, il rapporto diretto, personale, terapista-paziente ha una sua importanza, ma questo bisogna che si sviluppi in possibilità ulteriori, in possibilità che siano aperte non solamente a noi vicini, ecco, bisogna riuscire a vedere il mondo nella sua ampiezza, e in questa situazione di lockdown ci siamo resi conto come dell'importanza della tecnologia come strumento per tenere contatti, per come strumento per continuare a lavorare, ecco, in questo momento di pandemia, ma non l'avevo mai fatto. Io ho insegnato attraverso i mezzi tecnologici, ho anche fatto terapia, e molto spesso può essere anche funzionale il rapporto attraverso la tecnologia. Ecco, questa è una cosa che andrebbe più sviluppata, ed è molto importante, la ritengo molto importante. Grazie Sergio. Samsa, un saluto conclusivo e ci salutiamo. Io molto volentieri. Io ringrazio per l'apprezzamento che è stato manifestato nei confronti del libro e sono onoratissimo di poter stare insieme a voi. E mi piacerebbe approfondire il discorso dei mondi intermedi col professor Iacono, perché credo veramente che siano degli strumenti che possono aiutare a fare la differenza. E anche lì, sicuramente, come il libro di Valerio può essere andato oltre quello che immaginava lui, anche i mondi intermedi andranno oltre il modo in cui li aveva immaginati lei, e ogni persona poi li plasmerà e li adatterà sulla base della propria personalità e delle proprie capacità, almeno così come è stato. All'inizio era semplicemente trovare una base di linguaggio comune per far capire alla mia terapista le sensazioni che provavo, che come si fa a far sentire quello che provi a un'altra persona se non descrivendolo? Ma descriverlo non basta, bisogna farlo sentire, e quindi la metafora ti aiuta a farlo sentire all'altra persona come lo senti tu. Questa è la base di partenza, dopodiché è stata una specie di gioco che ci ha preso la mano e che ci ha fatto attraversare mondi diversi uno dopo l'altro, scoprendo io da lei e lei da me un sacco di cose, veramente tante. È stata un'esperienza affascinante. Bene, è stato un incontro veramente intenso. Io non ho lasciato nemmeno spazio alle domande o agli interventi delle persone a casa, che erano tanti, sono stati molto contenti. Mi dispiace, mi scuso, ma erano talmente degli interventi vostri così densi, no? E così significativi che era impossibile interromperli. Insomma, grazie mille e vi auguro una buona serata a tutti quanti. Grazie. Arrivederci, grazie, un saluto a tutti. Anch'io, anche da parte mia, un caro saluto e grazie a tutti. Buona serata a tutti.